Buonasera, Jonathan Geremia Pichum è sicuramente uno strozzino. È senza dubbio un briccone, ma il suo vero delitto consiste nell'idea che si fa del mondo. Questa idea è degna di essere posta accanto ai misfatti di qualunque altro grande delinquente. Eppure egli, nel considerare la miseria una merce, non fa che seguire l'andazzo dei tempi. E dunque, ecco a voi il signor Pichum e la signora Pichum! Yeah! Signora Pichu! Signora Pichu! Signora Pichu! Che c'è? Mi stavo facendo bella! Dov'è nostra figlia? Chi? Polly? Sarà di sopra! Di, ieri è venuto ancora quel tale! Chi? Quello che viene sempre quando io non ci sono! Su, non essere così diffidente, Jonathan. È un gentleman e ha molta simpatia per la nostra Polly. E anche Polly lo trova molto di suo gusto. Ehi, non sarei mica pensando di sposarla, Uno sposo ci terrebbe subito in pugno. E poi, pensi che a letto tua figlia sappia tenere la bocca chiusa meglio di te? Bel concetto che hai di tua figlia. Il peggiore, guarda. Sposarsi. Mia figlia deve essere per me quello che è il pane per l'affamato. Lo dice anche la Bibbia. Ma dimmi, chi è costui? Lo chiamano tutti così. Il capitano! E non gli avete neppure chiesto il nome? Ci ha invitato tutte e due a fare 4 salti all'albergo della Seppia. Dove? All'albergo della Seppia. Capitano? Albergo della Seppia? Sì, e pensa, è una persona molto raffinata. Porta sempre i guanti glacé. I guanti glacé? Sì, guanti bianchi glacé. Guanti bianchi? Sì. E bastone con l'impugnatura d'avorio? Sì. E una cicatrice? Sul collo, sì, ma tu lo conosci? Certo che lo conosco. E sai chi è? È Mackie Messer. Vai a cercare nostra figlia, sbrigati e falla rientrare in casa. Guanti bianchi glacé. Ma è Mackie Messer.